ai 67 operatori di Salento Energia che si interrogano sul proprio futuro, la provincia di Lecce risponde con un bando di gara per l'affidamento esterno del servizio che garantirà il lavoro a 40 unità. Gli altri verranno allocati ad altri servizi come la cartellonistica. I sindacati, i lavoratori ed il presidente della provincia Antonio Gabellone si sono riuniti a Palazzo Adorno per capire perché l'azienda, società a capitale pubblico per la verifica di impianti termici, non ha applicato il piano d'impresa e dal 28 dicembre si trova in liquidazione volontaria. Poche risposte, molto scontento ed una realtà pesante. 67 lavoratori assunti sarebbero troppi per un piano di impresa che non regge. Venerdì prossimo l'ennesimo atto della vicenda, anche se la provincia sembra non avere dubbi. L'unica soluzione resta l'appalto esterno, così sarebbe garantito a tutti quello stipendio che da dicembre non è stato corrisposto. E i 67 lavoratori in pericolo che fine fanno per la provincia? La provincia ha chiarito una cosa molto ovvia per loro, che parte di questi lavoratori verranno trasmigrati tramite un bando, quindi un capitolato d'appalto, a un'azienda privata per sempre il controllo degli impianti termici, per gli altri si troveranno soluzioni alternative che non sono ancora state paventate. Hanno parlato orientativamente di servizi che già si gestiscono qui in provincia, come la cartellonistica.